La cosa fondamentale per chi fa questo mestiere è sapere che la stessa qualità che abbiamo riservato alla carta negli anni passati dobbiamo riservarla anche ai lettori del digitale, perché ogni lettore merita di essere trattato allo stesso modo. La velocità è un pericolo, è un rischio, perché le notizie vanno verificate, perché le fonti vanno consultate, perché non bisogna farsi prendere dalla voglia di essere sempre primi. Il giornalismo tendenzialmente non va d'accordo con la velocità, perché il giornalismo richiede la verifica, richiede quello che adesso diciamo con parole inglese il fact checking, quindi andare alla radice delle cose. Grazie al giornalismo sociale, fatto come Dio comanda e come la professione imporrebbe, si può invece davvero far capire a che punto siamo, che cosa sta maturando nel corpo vivo della nostra società, di dimostrare che ci sono dei pozzi di acqua potabile, un'informazione che si è fatta fangosa e velenosa anche. Un bene che è essenziale per la nostra democrazia, ma arriva a dire anche per la nostra umanità, semplicemente per mantenere occhi umani sui processi. Io credo che il quotidiano locale sia una specie di difensore civico e mi piaceva l'idea del giornalista che da questo punto di vista militante, rappresentare il mio territorio, rappresentare le sue necessità, parlare dei suoi valori aggiunti e dare quel quarto d'ora di celebrità a chiunque abbia qualcosa da dire nella mia terra. Ragioniamo in termini di doppia velocità, il web e la carta. Internet darà le notizie e i quotidiani magari si restringeranno a un'elite che ha bisogno invece di riflettere sulle notizie. Ecco, noi credo che dovremo cercare di fare una sintesi, insomma, di questi due linguaggi, di questi due mondi. I social l'hanno scalfito in qualche modo, ma sono anche un'opportunità. Prima un'opportunità per entrare in un sistema molto più largo, raggiungere tantissimi utenti, lettori, giovani che una volta non avevano alcun rapporto con il sistema dell'informazione tradizionale. In secondo luogo, i social spesso sono fonte di una notizia, bisogna avere sempre anche lì la capacità di saper selezionare, questo è il punto fondamentale. Credo che la pandemia ci abbia insegnato una cosa: ci si può impoverire rapidamente anche quando non si è più abituati ad essere poveri. Il giornale ha vissuto un momento importante anche in termini di vendita e di interesse da parte dei lettori, non solo perché era uno dei modi per uscire di casa e per poter uscire di casa. Abbiamo dato voce alla scienza. Abbiamo contrastato i negazionisti, i complottisti. Il più grosso numero di abbonati io ce l'ho su lettori che leggono solo informazione sullo smartphone. Spirito, l'educazione critica dei lettori, per cui secondo me le fake news si combattono molto di più se a scuola i ragazzi sono abituati a leggere nella maniera giusta, se sanno fare i confronti, se sanno da dove arrivano le notizie, via via crescendo nelle varie organizzazioni della società civile, nelle famiglie, nelle università. A noi capita spesso di andare nelle scuole a parlare con i ragazzi. 15 anni fa inevitabilmente si chiedeva chi vuole fare il giornalista da grande, c'era una selva di mani che si alzavano e c'era un gruppo, sempre qualcuno che ti veniva poi a contattare. Adesso non gliene frega più niente a nessuno, niente. I giovani di oggi, forse perché loro stessi sono attivi, attivissimi, iperattivi sui social, non avvertono più questa necessità. Non lo so, dobbiamo forse capire tutti insieme come fare per ricostruire questo rapporto anche con le nuove generazioni. E di lasciare al tempo che viene non solo il giornale delle notizie che corrono, il flusso informativo, ma il giornale che Hegel definiva la preghiera laica del mattino, cioè il giornale che ha un'architettura con una gerarchia delle notizie, altrimenti rischiamo quella che da qualche anno chiamo l'informazione selfie, l'informazione in cui uno fa la fotografia, le opinioni che già ha.
la mazzetta dei giornali è lo status symbol. Fra qualche anno il vero status symbol diventerà chi potrà permettersi l'informazione solida.